Cari amici di Porta Lecce, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Porta Lecce in Piazza Duomo. Un ospite importante, direi, oggi, perché in mezzo a noi e tra noi il cardinale Ernest Simone, un cardinale albanese che Papa Francesco ha creato cardinale nel 2016 dopo tanti e tanti anni di persecuzioni, di lavori forzati e di carcere nel suo paese a causa del regime. Benvenuto, Eminenza. Bentrovati. Tante grazie che mi avete invitato per parlare due parole per Gesù, per il popolo, per la pace e per la tranquillità di tutti gli uomini. Lei come sta? Io, grazie Signore, comunque in età avanzata, ma sono bene. Non subisco nessuna malattia. Ho passato sei volte per volare al di là, nelle miniere, nei lavori, nelle vetraie, ma mi hanno detto rimanga qui con me. Rimaniamo ancora qui. Nelle macchine, eccetera. Facciamo un po' di passi indietro. Sì. Ecco, ci racconta brevemente la sua storia, dalla sua infanzia e soprattutto come ha deciso, come ha capito che il Signore voleva che diventasse prete. Non voglio fare dare fastidio a nessuno, perché si è ripetuto tanto, ma per amore di Dio, per la maggior gloria del Signore, per la grazia che, come dice San Paolo, la grazia si fa, non fu vana la grazia del Signore. Io sono nato a Scutari nel 28, ho continuato 10 anni nel Collegio dei Francescani, con il Padre Minoro, e i nostri superiori, per sa poco, erano come si dice in italiano, avevano istruzione tedesca, un po' Deutsche Kultur, ma in Italia, in tutte le parti, e soprattutto l'amore di Gesù, mortificazione per Gesù, penitenza, la preghiera assidua e amore paterno per emanare quell'odore di Gesù che dà a tutti gli uomini quell'aria pura. Dobbiamo non parlare con la parola, dobbiamo con gli esempi, con i fatti. Fede sin morta, morta è, dice San Paolo, la fede senza opere è morta. È come a posto di Gesù, se siamo così degni di dire, dobbiamo ogni giorno pregare, mortificare e amare Gesù con la nostra vita, con la nostra penitenza, la speranza infinita e la speranza della vita che ci dà a tutti gli uomini di buona volontà nel mondo intero. Ha fatto tutta la sua formazione per diventare sacerdote e poi è diventato sacerdote. Mentre, diciamo, prima di essere arrestato, come si svolgeva la sua vita da prete? La propaganda atea comunista era troppo grave. Forte. Allora tutto il popolo frequentava la chiesa, e soprattutto i giovani, ragazzi e ragazze, come sapevano la comunione, la preghiera, il santo rosario, il sacramento, perché prima non si celebrava la messa fino alle 12 di mezzogiorno. Poi era adorazione eucaristica. Vabbè. La rabbia di loro era perché tu inganni tutto il popolo, perché Dio non esiste, cioè, è Dio il precedente, eccetera, quelle follie da allora. Allora c'è la Santa Messa nel 63, nella vigilia di Natale, la chiesa gremita di popolo, 4 ufficiali mi hanno arrestato con il decreto che l'ho visto di impiccarmi. Accusa era questa, perché avevo detto, come tutti i sacerdoti dicono a Gesù, essere fedele a Gesù, pregare Gesù e sempre propagare Gesù, perché solamente oggi e per l'età Gesù è la salvezza di tutti gli uomini. Tutti i grandi di questo mondo, scienziati, astronomi, eccetera, eccetera, biochimica, elettronica, chibernetica, tutto, passano. Gesù brilla, ha creato il sole che brilla tutto il mondo, è la luce di tutti gli uomini che vogliono nella mortificazione, ma la gioia di Gesù è sulla croce, che non finisce mai. E sopra i sepolcri, i cimiteri, brilla la Santa Croce. Ecco, sono per la salvezza di vita. Io sono la risurrezione della vita. Chi crede in me non morirà. Cosa ricorda di quella notte di Natale? Allora, la paura, la preoccupazione, la gente? Presso poco lo sapevo, perché erano i movimenti di qua e di là, ma sempre sperando, ero convinto, ma tanto sono secoli che la parola di Gesù sarà con voi fino alla fine del mondo. Mi hanno incatenato con calci,
alla schiena, quasi mi romperò. Allora, nemico del popolo, ti impiegheremo. Hai detto a tutto il popolo, dovete morire tutti per Gesù senza fedeli. Allora, hai detto, Gesù è padre di tutti gli uomini, i musulmani, gli ebrei, tutti, perché è creatore di tutti gli uomini. È Gesù, non c'è un altro scienziato. Alla legge divina, alla legge della risurrezione. Chi può dare dei scienziati, gli uomini che stanno morendo? Oh Gesù mio, è il cielo pieno di uomini, non sono morti, hanno cambiato la vita, perché chi ama Gesù non muore, si separa lo spirito che tiene il corpo, e il corpo, malgrado, come sappiamo tutti, sotto le leggi della natura, metafisica, eccetera, è per questo mondo. Lo spirito, dice San Paolo, quello che semina l'uomo, quello ne darà. Chi seminerà nel suo corpo, nella corruzione, immoralità, nei peccati, metterà la corruzione, la fine e infine la giustizia. Ma chi seminerà nel suo spirito amore, castità, preghiera, aiuto per i poveri, che brilla Gesù nei loro cuori, avrà la vita e la felicità eterna. Lo sanno tutti, ma perché loro non ammettono Gesù al primo posto tutti i corpi del mondo? Perché ha detto, sì, di me niente potete fare, senza di me non potete fare niente. Lo sanno tutti e tutti lo dimenticano. E Gesù è vivo in tutte le chiese del mondo, e Gesù è vivo in ogni casa, che ha detto, dove sono due pregando nel mio nome, e il terzo sono io, per tutti gli uomini. E la presenza di Gesù è nel mondo intero. Abbiamo questo insegnamento fin dall'infanzia, ho continuato. Allora mi avevano messo microscopia, che non sapevamo niente perché non avevamo ancora la luce dell'elettricità. Prima dell'arresto questo? Prima dell'arresto, dopo? Quando mi hanno, dopo che l'hanno arrestato? No? Allora mi hanno arrestato in un buco, una stanza, due a due, così, senza finestra, senza niente. Stavamo a Scutari sempre? Scutari, noi li chiamavamo buco, va bene, pregando Gesù, perché pensavo di volare al cielo, perché era sotto la pressione atea. Allora mi avevano portato il mio amico, che aveva mangiato tante volte nella mia canonica, io pensando che un amico intimo del cuore, forse, per fragilità, non so, e mi provocava che se sono delinquenti, vogliono battere tutta la chiesa di nuovo, vogliono fare la distruzione della chiesa, eccetera, eccetera. Cosa dirai tu? Io dirò quello che Gesù ci ha insegnato, e lo dicono tutti i sacerdoti: amare i nemici, perdonare i nemici, pregare per i nemici, e essere fedeli, dare la vita per Gesù, perché solamente Gesù è la speranza. Quando la metteva alla prova per farlo parlare contro il regime. Contro il regime, contro. Però lei, non sapendo manco di avere la microspia. Io dicendo che prego che il presidente Ambrogia aiuti il popolo nel nome di Dio per il sudore, per il mangiare, perché erano affamati tutti, erano tutti poveri. Poveri. Allora si sembra che aveva tramite microspia aveva sentito, perché aveva messo microspia al suo ufficio, non aveva fidato nessun altro, sentito queste parole, ha commutato la sentenza di impiccagione di condannarmi per tutta la vita nei canali di vuota chiuso, delle fogne. Allora viene un colonnello indietro alla mia, fuori dalla stanza che c'è oggi, era stato la situazione degli affari interni, del sicuro, sì, di discutere, e dice il colonnello, il presidente Rosa lo perdonò dono adesso perché non è nemico giurato per loro, ma è stato toccato dagli altri per trovare un locus minoris per giustificare il perdono che mi ha dato. Era Gesù che faceva tutto, come dice San Paolo, imperscrutabili sono i giudici dei, sono imperscrutabili i piani del Signore. Così me ne sono salvato. Ho continuato celebrando la Santa Messa con uva premuta. Di nascosto? Nascosto. No, non si poteva. A presenza, ma non capivano in latino niente, nessuno. Pensavano che sono bevendo un'acqua o bevendo i musulmani, che lo sapevano, piangevano con grosse lacrime. I musulmani? Sì, intellettuali. Poi, dopo 10 anni si fece una insurrezione nel campo,
era impressionato il ministro della difesa che era stato contro il presidente per salvare il popolo, eccetera. L'hanno fucilato e Dio gli abbia perdonato. Si fece una insurrezione nel campo, erano 4.000 persone, solo io come sacerdote. Allora per eliminarmi avevano fatto delle accuse, perché quattro li fucilarono immediatamente nel 73. Ma grazie al Signore il ministro degli affari interni di Albania aveva preso il filmato di tutta la situazione del campo e io non c'ero nessuno, ero condannato con 12 14 albanesi giovani che non li conoscevo per forzare la condanna per la grande menzogna. Allora il ministro ha detto a tutti, per bruciare vivo Donatello non abbiamo paura di nessuno, ma non per le vostre false testimonianze così tremende. Io stupito che cosa è successo. Il commissario ha partito aspettando che mi fucilassero. Mi ha dato la mano, Dio per la seconda volta mi ha salvato. Allora ho continuato per 10 anni i cani di Otterkus, delle fogne, ma durante la notte tra il 14 con l'aiuto di Dio ho confessato, ho battezzato, pure anche nel 85 ho celebrato la messa davanti a 200 persone da un defunto anziano, ma tutta la fedeltà del popolo. Se mi avessero capito, se avessero saputo che c'era la messa, mi avessero ammazzato, impiccato. Ma Dio mio. Allora nel 90 mi domandarono e mi invitarono. Io ero rimasto nel centro del comunismo, dell'indicatore, come si può dire in italiano, e mi hanno detto, aspettando 5 ore, un operativo, perché avete tenuto qui, donna resta qui. Sì, devo papare, veramente anche il nome del comandante del scuderi. L'abbiamo invitato per avvisare che la chiesa si aprirà, qui sarà, verrà il Vaticano, ogni contrada avrà la sua chiesa nuova, che cerchiamo che non si faccia nessuna violenza al popolo. Allora io ho detto, io non sono aprendo un negozio mio, la Chiesa Mondiale, il Santo Padre, il Vaticano, pubblicate, decretate, divulgate un decreto per l'apertura della Chiesa e così sarà dal Vaticano, il Santo Padre, la benedizione. Ma loro volevano che il popolo la tolto la fede, la fede, il popolo vuole che sia tutte famiglie, tutte. Quindi diciamo la liberazione poi come è avvenuta? Sì, è avvenuta. Allora io ho servito di qua, di là, quello di Dio tutto. È venuto allora il ministro degli esteri di Albania da un altro sacerdote e ha dato come un ordine dal presidente Ramisalia che era allora. È fatto un'apertura della chiesa ma senza un decreto. Un decreto speciale, eccetera, eccetera. Va bene, grazie al Signore che ha aperto. Abbiamo da loro, al primo istante era per staccarsi dal Vaticano, non l'abbiamo mai accettato. Sua Santità Eugenio Pacelli, Pastor Angelicus, Pio XII, ci ha creato i nuovi vescovi. Allora abbiamo contato 53-4 fino a 66, quando 7, io ero imprigionato e condannato nelle miniere, quando sono chiuse tutte le chiese, il primo stato ateo del mondo, secondo la Costituzione così tremenda. Poi ho continuato, è venuto il Santo Padre. Ecco, fermiamoci un attimo. Nel 2014 viene in Albania il Papa, il Papa Francesco. Sì. Lei era già libero. Sì, lei era già libero e ha incontrato il Papa, al quale ha raccontato la sua storia, un po' come sta facendo con noi. Che cosa le disse il Papa?
quando era venuto a Santo Padre, prima io in America, perché ho continuato, mi hanno invitato gli americani per celebrare la messa, ogni anno sono andato tra gli albanesi, perché vivono in America 600.000 cattolici, albanesi a New York, Jacksonville, Detroit, Boston, eccetera, come le serve Chicago, i miei amici. Allora mi hanno invitato per dire due parole, semplicemente io non pensando come una situazione spirituale più elevata per la Chiesa, il piede di Santo Padre, di successore di Gesù, era una gioia per tutta l'Albania, oppure anche per i musulmani, raccolti tutti al Santo Padre quando è venuto. Allora ho continuato servendo qua e là. Nel 21 settembre del 15, mi sembra. 14. Sì. 14. No, no, 15 dopo. Ah, dopo il Papa. Anno, era la conferenza interreligiosa del mondo intero, 400 delegazioni del mondo, delle confessioni diverse. Impiegati a San Egidio mi hanno detto: venga qui ad Assisi, era un spazio per 1000 sedi, io tutto semplice, mi hanno detto qui è il tuo posto, qui mi posso. Guardavo indietro a me gli ambasciatori dell'Europa, i cardinali, che cosa faccio io? Qui verrà il Santo Padre, verrà il Santo Padre qui, sì, Bartolomeo II. Ah. E mentre è venuto il Santo Padre, abbiamo cenato insieme, per un'ora non mi ha detto nessuna parola. Dopo tre settimane, allora, quello era 21 di settembre, alle 6 di ottobre ero da Far Franco e da lì un santo del Santo Padre Pio. C'è il mantello delle piaghe di Gesù, vivo e potentissimo a Saluzzo, Mondino. Sì. Era con un cavaliere, ma non come gli altri, ma un cavaliere santo, era ricchissimo, va bene. Mi ha detto tre volte, la Madonna ti ama molto. La Madonna ti ama molto. La Madonna ti ama molto, con alta voce. Allora ho pensato che cosa vuol dire, perché è un santo. Dopo tre giorni ero celebrando la messa a Pistoia, tra gli albanesi, mangiando, quando ho visto nella televisione il mio nomination come cardinale. Ma che era stupidissimo per me. Allora il Facebook, il grande padrino di Comitarba, di Sant'Antissima Madonna, aveva scritto per me. Ho creduto. Poi è venuto avviso dal Vaticano, perché non ho saputo niente. Anche il Presidente. Quindi lei l'ha saputo dalla televisione? Non ho saputo, non pensavo mai, perché ho tant'anni, forse posso dire il primo cardinale in questa età. E poi, non vescovo. Non era vescovo? No, no, io ero sempre sacerdote. Il presbitero della Chiesa Cattolica d'Albania è il Santo Padre. Immediatamente, allora la Madonna che ha fatto tutto, fa tutto. Lei oggi vive in Italia, vive a Firenze. Firenze può essere considerata la sua seconda patria. Perché e come si trova qui in Italia? Lo sanno tutti, il popolo cattolico, anche i musulmani, il Dio e l'Italia è stata sempre la nostra salvezza. Lo dico davanti all'Albania, a tutti gli uomini, tutti lo sanno. 1 milione di tanti albanesi vivono ancora oggi qui in Italia. Braccio ferro forte dell'aiuto è stata sempre l'Italia, eccetto per le condizioni che dicono quella niente. Ecco, quando è venuto in Albania, ha costruito tutta l'Albania, ancora oggi splendono i palazzi degli italiani, costruiti dall'Italia, da allora. Poi, mancando la sede cardinalizia in Albania, perché non c'è un popolo a metà musulmano, eccetera, eccetera, ho trovato qui a Firenze, il mio nipote da 28 anni, 30 anni. Con l'aiuto della Madonna, della Sua Eminenza Bertori, Cardinale Bertori, mi ha accolto con tanto amore, con Santo Padre,
ho continuato, allora sono vivo, ma non solo a Firenze, ma in tutta Italia, giro Europa, dappertutto. America, che mi ha aiutato il Signore in questa età per predicare Gesù, conoscere Gesù e avere la salvezza a tutti gli uomini. Io sono uguale come tutti gli altri, ma dobbiamo Gesù emanare ogni sacerdote di noi e essere obbedienti alla Chiesa Cattolica. Uno è il Santo Padre, successore di Gesù, e tutti i cardinali, i vescovi, i sacerdoti devono, con il voto dell'obbedienza, obbedire a Gesù, al Santo Padre. Qual è la situazione oggi dei cattolici in Albania? Oggi è tutta tranquilla, come la fede me ne parlo. C'è la libertà. È libertà, è fratellanza, è aiuto, ma Satana fa il suo, perché ha detto, farò, nell'intervista che ha fatto con il padre Gabriel Amort, farò tutto l'impossibile per entrare nella chiesa, per spartire, per dividere, per rovinare i matrimoni, per tutto. Voglio guardare, gli dice padre Gabriel Amort, voglio guardare gli 8 miliardi di uomini che possono essere oggi nel mondo in una fossa immensa dove scozzi un giorno o l'altro e ne citare tutti nell'inferno. Ha citato padre Amort. C'è un'intervista qui? Cioè, sì, lo so. So che lei comunque fa anche gli esorcismi. Faccio e sono stato condannato anche per gli esorcismi. Anche per quello. Perché è la loro fede. Come ha detto Gesù alla donna, figlia tua ti salva, fece la tua fede ti ha salvato. Perché uso sempre il latino, la lingua che è stata usata nel carcere della Chiesa Cattolica. Tu hai potuto fare quello che una tua parola poteva incitare, insorgere 50 mila di uomini, e così era vero. Non per me, ma per l'amore che Gesù Santo Madonna ha per tutto il popolo, pure anche per il popolo di Albania. Sono varie gli esorcismi per convincere, perché la vittoria più suprema di Satana è di convincere tutti gli uomini che Dio e che Satana non esiste, per applicare tutte le delinquenze, tutte le cattiverie del mondo di Satana a Dio. E questo è tremendo. Ogni uomo, che sia dentro la Chiesa o fuori, che serve contro la Chiesa, contro il Papa, contro i cattolici, contro la società umana, serve alla sua rovina, alla sua famiglia, alla sua patria. Debbano tutti capire che Gesù è la luce del mondo, Dio onnipotente, è redentore, è creatore, è legislatore, è giudice. Perché quando stanno morendo, a cui devono fidare la vita. Ego sono la risorsa vita, che ha detto a San Lazzaro. Io sono la risorsa della vita, chi crede in me non morirà, ma cambierà la vita per avere la vita eterna, come i milioni di santi che godono la vicinità del paradiso. Eminenza, l'ultima domanda. Lei ha un'età anagrafica, ma ha una giovinezza che sprizza da tutti i pori. Continua, nonostante l'età, a andare in giro, a raccontare la sua storia, a fare dare la sua testimonianza, a continuare ad invitare la gente, i cristiani, ma anche i non cristiani, ad amare la Chiesa, ad amare il Papa. Ecco, perché? A 90 anni, diciamo, le altre persone come lei, a 90 anni sono in casa, calme, tranquille, riposate. Lei invece non si ferma. Che cos'è? Come ho detto al primo istante, è la grazia di Sabato, come dice San Paolo, è la grazia divina a cui dobbiamo noi servire. Ma noi non abbiamo mai pensione. La nostra pensione, quando andremo al di là da Gesù, dobbiamo tutti pregare, ma pregare, mortificare, soprattutto la castità. Ho incontrato dei giornalisti che non capivano che cosa è la castità. La castità è il fondamento, l'asse, è il castello della vittoria e della vita eterna. Nisi fisciam si cospar non travis in regiolorum, se non diverete puri, innocenti, come bambini, non potrete entrare nel regno dei cieli. Lo dice a tutti i scienziati, inizio non sapienza timor domini, l'inizio della scienza è l'amore, timore è il Dio. Paura per Dio, per amare gli altri, per aiutare. L'ho detto anche in una conferenza mondiale dell'Organizzazione Unite, degli Stati Uniti,
a Madrid. Tutti i ricchi del mondo, cosa ci fanno? Date papere, quello che avete troppo, date poveri, create una ragazza che non finisce mai, se con la morte finisce per materia tutto, per aiutare i poveri è un sole che parla per tutta la realtà. E dopo ora, secondo rischio comunque io dice la Sacra Scrittura, l'Apocalisse, e le opere, solamente le buone opere che abbiamo fatto, come in questo mondo, brilleranno per tutta la realtà. Tutte le promesse della Mammona, il mondo del sesso, del peccato, dell'illusione, tutti gli applausi, solamente Gesù. Ego sono Alfa e Omega, e Dio non ha avuto mai inizio né mai fine. Si sa da servire Gesù, obbedire al Santo Padre, amare gli altri, aiutare tutti i poveri, conservare la casa e il decalogo, perché dice Gesù chiaramente, lo hanno udito tante volte, chi fa la volontà del mio padre, il mio padre, la mia mamma, il mio fratello, la mia sorella. Chiaramente, semplicemente parla di Gesù. E con Gesù è una situazione spirituale che dobbiamo gustare, non parlare, gustare, vivere. Magnificare. Gesù, come dice San Paolo, vive io, non vivo in me, Cristo, vive io, non io, è Gesù. È Cristo che vive in me. Cuore, perché come luce brilla il mondo, così Gesù brilla tutti i nostri cuori per amare Gesù, per amare gli altri orfani. La ultima parola sarà questa quando verrà per giudicare la seconda volta il mondo. Voi che avete aiutato i poveri, affamati, assettati, i malati, i prigionieri, a tutto che avete fatto per loro avete fatto per me. Venite, venite, Padre, mai, e te possedete preparato per voi. Venite, i beni del mio Padre, e possedete il regno preparato per voi prima di tutti i secoli. E questo devono sapere tutti i grandi, i piccoli, gli orfani, nessuna disperazione. Gesù è con noi e ci darà la grazia divina per tutta la vita. Nelle sofferenze, tramite, vi impara un cielo, il raggiro, dice San Paolo, e con un po' di difficoltà si guadagna il loro decennio, ma con Gesù è tutto amore, tranquillità, e pace e gioia infinita. Grazie, grazie per la bella testimonianza, grazie per l'edificante racconto della sua vita e grazie soprattutto per l'evangelizzazione che lei continua a vivere e a trasmettere nonostante la sua età. Grazie perché è venuto a Lecce e grazie anche da parte degli amici di Porta Lecce. Grazie. Grazie a voi che mi avete invitato per essere la luce, voi con noi, la luce del mondo. Grazie.